Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e perché ho fatto tutta la paura? Perché ragazzi, la puntata di oggi è dedicata al 100% all'horror, al tetro, al macabro su quello che riguarda Fortnite. Oramai ragazzi l'abbiamo visto tutti, ieri sera gli aggiornamenti stanno arrivando con una prepotenza smaniante, che non so neanche cosa voglia dire, però sicuramente è prepotente e oramai siamo prossimi all'arrivo della Season 5. Siamo tutti lì, attaccati come Barrichello quando andava con Schumacher che gli era sempre lì, attaccato ad aspettare il momento buono per sbadam, comprare di prepotenza il prossimo battaglia e cominciare a vedere un po' che cosa ci riserverà il futuro per questa Season 5 che promette veramente, veramente grandi cambiamenti epocali su Fortnite. Ma oggi ragazzi voglio parlarvi di due cose che sono state recuperate dai miei data miner. Oggi ringrazio come sempre il mio grande amico, quello che succede su Twitch e YouTube, e ringrazio anche il Fabione che anche lui è un pazzo perché mi hanno mandato delle cose ragazzi. L'ultimo che vi ho appena citato ha trovato un'immagine su internet che se si rivelasse vera, ragazzi, io ve lo dico, voi vi fate la roba nelle mutande, nel senso, non voglio essere volgare, lascio a voi l'immaginazione, ragazzi. Io voglio fare una premessa. Che cosa è successo una settimana fa su Fortnite? Una settimana fa su Fortnite è uscito, dopo veramente migliaia e migliaia e migliaia di messaggi martellanti al team di Epic Games, dopo più di 90 giorni, quindi parliamo di 3 mesi, il Cavaliere Rosso, lo sapete tutti, non uscirà mai più, quindi scordatevi che il Cavaliere Rosso esca ancora. Chi l'ha preso bene, chi non l'ha preso purtroppo può prendere il tram. Il Cavaliere Rosso, ragazzi, è stato rimesso dallo team di Epic Games perché si stava creando un vero e proprio mercato nero di compravendita degli account. Gente che è arrivata a spendere 300 dollari per un account che aveva il Cavaliere Rosso e che è stata truffata, quindi non gli è neanche stato dato l'account. Hanno deciso quelli di Epic di mettere un freno e hanno fatto riuscire per l'ultimissima volta il Cavaliere Rosso in modo che tutti erano tranquilli. La cosa che però non si sono resi conto, o meglio, si sono resi conto solo negli ultimi giorni, e me ne sono reso conto anche io per quello che riguarda la piccola sezione di YouTube, che è YouTube Italia, quella nostra locale, e parliamo di migliaia e migliaia di persone che volete tutti, me compreso, la voglio anch'io, la voglio anch'io, la voglio anch'io, la School Trooper, ragazzi. Tutti vogliamo la School Trooper e il Gold Trooper. Va bene, lo Skull Trooper e la Gold Trooper, ragazzi. Io vi mostro un'immagine. Mi tengo perché è veramente incredibile. Non vi dico più nient'altro. Prendetela, vi prego, con le pinze. Io non volevo fare questo video perché non sappiamo se è sì o se è no. Visto che molti dei file che mi manda il Fabione sono veri, ragazzi, io ve la faccio vedere. Questo, ragazzi, potrebbe essere lo shop del 13 luglio. Spatapatapam! Porca! Ragazzi, calmi. Io lo so che molti di voi hanno fatto un salto così dalla sedia dopo che hanno visto sta roba, ragazzi. Vi prego, calmatevi, calmatevi. Sembrerebbe da questa immagine che il 13 luglio potrebbero ritornare le due skin epiche della Skull Trooper e della Gold Trooper. Ragazzi, sarebbe una roba incredibile. Io non lo so, ragazzi. Io non è una notizia ufficiale perché ovviamente Epic Games non ce lo dirà mai se arriverà o non arriverà. Ma quello che è stato detto in realtà
su un mezzo comunicato che è arrivato da qualche parte e che dicevano praticamente che, allacciandosi al discorso che è stato fatto con il Cavaliere Rosso e che quindi Epic Games non vuole che ci sia la compravendita di account, ma non tanto per il discorso dell'EULA, che è praticamente la legge che vieta di utilizzare ad altri giocatori non creatori di un account di un altro giocatore. Loro vogliono evitare appunto le truffe ai danni dei ragazzi che non vedranno più i loro soldi buttati via per avere magari una skin nel loro armadietto che fino ad oggi è considerata veramente rarissima. Sono le penultime due skin più rare del gioco e secondo me, io ve lo ripeto sempre, io ci sto con l'abbattimento della rarità delle skin perché Fortnite è troppo grande come gioco, come cosa, quindi è giusto tutelare chi è più ingenuo di altri. Io lo so che voi mi scrivete, a me non mi sembra giusto, io l'ho presa nella prima season, lo so raga, lo so, però mettetevi nei panni di chi si fa ciulare i soldi, che magari non è intelligente come voi. Io sono a favore dell'abbattimento della rarità delle skin. Dopo avervi fatto vedere questa immagine, ragazzi, invece ve ne mostro una più che ufficiale che mi arriva dal mio amico Quello Che Succede su Twitch e YouTube, ragazzi, che ci mostra il castello di Dracula, di cui avevamo parlato qualche giorno fa, che dovrebbe far parte della nuova City che andrà a sostituire Montagnole Maledette. Pronti? Guarda un po', guarda un po', scrollor, guardalo qua, ragazzi, è meraviglioso. Questa è un'immagine estrapolata dal codice sorgente che mostra il castellone del Draculone. Non è che è culone, nel senso, è che è un Dracula molto, molto serio, nel senso, poi magari se abbia delle propensioni verso... Non voglio assolutamente entrare nei dettagli, ragazzi, ma questo è veramente geniale, bellissimo, dare un po' di polpa a uno dei luoghi meno frequentati della mappa, che è appunto Montagnole Maledette, introducendo il castellone violento con tanto di altre news che vedremo ovviamente nei prossimi video. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. E dai, voglio vedere i migliaia di pollicioni in su, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale per rimanere sempre aggiornato su Fortnite e su Fortnite Android. Noi ci vediamo in live verso le 10:30. Ciao!